Benvenuti in un nuovo video e benvenuti in un nuovo video recensione. Raga, non abbiamo mai fatto un video recensione del genere, quindi io non vedo l'ora di provare queste super clear whey isolate della MyProtein. Per chi mi segue assiduamente anche su Instagram, quindi ragazzi, se non mi seguite su Instagram, sbagliate, andatemi a seguire, trovate tutto giù nell'info box. Vi ho annunciato una nuova collaborazione con MyProtein. Prima di iniziare ovviamente con la recensione, quindi il succo di questo video, volevo comunicarvi una promo che è valida fino a domenica 17 gennaio. Con il mio codice sconto Giulia Ambrosino, vi lascio tutto giù nell'info box e ovviamente se volete supportarmi fate i vostri acquisti tramite il link che vi lascio sempre giù nell'info box. Quindi fino a domenica con il mio codice sconto avrete un 38% di sconto su tutto il sito, ovviamente esclusi prodotti, supplementi e campioni. Però c'è una grande novità per i nuovi iscritti. Se vi registrate e accedete al sito, per i nuovi iscritti ovviamente, inserendo, vabbè, inserite i prodotti, eccetera, nel carrello, nel momento in cui andrete ad inserire il mio codice sconto, in automatico vi inserisce un 10% di sconto ulteriore. Quindi, raga, fantastico. Dopo che vi ho detto anche la promo, che poi vi comunicherò anche sicuramente su Instagram, andiamo a concentrarci su queste proteine. Io non ho mai provato proteine del genere e vi spiego anche perché. A parte che queste sono le mini taglie, ma ci sono ovviamente anche le full size. Sono quattro gusti di Clear Whey isolate. Io, se non sbaglio, le ho prese tutte. Non ricordo, sì, però se non mi sbaglio, sì, le ho prese tutte. Queste qui, oltre ad essere Clear Whey isolate, all'interno quindi sono metà e metà anche idrolizzate, perché all'interno ci sono le proteine del siero del latte idrolizzate. Sono diverse rispetto ad una classica proteina isolata, perché queste qui sono studiate da bere comunque con l'acqua, per sensazioni di succo di frutto e non di frullato. Quindi anche questa è la differenza, sono molto molto leggere, quindi ovviamente vi consiglio di berle con l'acqua, infatti noi oggi le andremo a bere con l'acqua. Prima prendevo le proteine con il latte, però ultimamente anche in generale le sto prendendo spesso con l'acqua. Iniziamo dal primo gusto che è questo qui ed è Rainbow Candy, quindi ragazzi io suppongo. Non lo so, tipo di caramella zucchero filato. Ovviamente con l'acqua non prenderò tutta la bustina che è 25 grammi, ma andremo, o per ogni bustina io vado a fare 10 grammi. Faccio vedere, eccola qua. Oh, adoro! Sa tipo di torta di compleanno. Sì, tipo le barrette torta di compleanno, ecco raga. Adoro. Ovviamente vado a prendere il mio shaker. Raga, io perfetto perché questo sarebbe il mio post workout. Molto sottile. Adoro questa cosa. Ok, 10 grammi. La polvere è molto molto sottile. Andiamo l'acqua. Vado ad utilizzare all'incirca 150 ml. Questo esplode. Attenzione! Rischio bomba! Comprare uno shaker. Prossimo ordine. Non so perché, ma mi dà tipo quel retrogusto di Red Bull, si sente? Assaggiamo. Buonissimo. Allora, raga, lo sapete cosa sembra? La Red Bull. Però allo stesso momento sembra tipo il sapore di quelle caramelle frizzanti. Ecco, raga, mi dà la sensazione di questi due sapori messi insieme. Comunque è troppo buono. È buonissimo. Il bello che io potete comunque acquistare tante mini taglie, provarle e poi acquistarle ovviamente in full size perché ci sono. Buone, raga, questo gusto Rainbow Candy promosso. Sono molto fresche, molto molto molto. Queste secondo me sono ottime anche per quelle persone che io nell'ultimo periodo
Perché spesso mi arrivavano messaggi in direct: Giulia, quale proteine mi consigli? Io non ho provato tante proteine, anche perché non è che ne faccio un uso, chissà, cioè non le utilizzo tutti i giorni. E quindi spesso mi arrivavano anche messaggi di persone che non erano intolleranti al lattosio, però spesso le proteine whey gli davano fastidio, gli causavano gonfiore, eccetera. Quindi secondo me queste proteine sono un'ottima soluzione. Vi consiglio però di prenderle con l'acqua e non con il latte, perché secondo me con l'acqua c'è tutta un'altra cosa. Perché sprigiona proprio quel retrogusto, quel sapore fresco, adoro. Ok, raga, la finisco qui e andiamo avanti. Andiamo avanti con Bitter Lemon. Le ho sporcate tutte. Bitter Lemon. Questa qui, raga, secondo me, a parte ho grandi aspettative, sapete che sono una fan del limone. Questa qua ti può fare una cremina sui pancake. Ci devo provare. Ok, questa non ha un odore, chissà, non si sente di niente. Bene. Ok, andiamo a vedere. Okay, assaggiamo. Si sente il limone. Allora, non è quel limone, a parte che ho usato 10 grammi, non è quel limone stucchevole e chimico, no, molto delicato come limone, solo che tra le due preferisco Rainbow Candy. È molto più particolare come gusto rispetto comunque al limone, però devo dire che è molto buono. Però di sicuro fresco, di sicuro lo prenderò. Però devo vedere, ragazzi, se c'è anche versione isolata, c'è solo questa versione, oppure c'è anche, non lo so, whey normale. Perché così le prendo a mia sorella limone in estate, facciamo un bel bicchierino. Sempre restando un po' in ambito fit. Però limone è molto buona. Se amate il limone, prendetela perché comunque è molto rinfrescante. Se non amate comunque i gusti tipo non vi piace la Red Bull, il sapore, non lo so, le caramelle, queste cose qua, allora prendete il limone, perché devo dire che è un gusto molto buono e sicuramente molto rinfrescante. Quindi alla fine non mi sento di bocciarlo assolutamente, perché è molto buono e molto rinfrescante. Mi stanno piacendo e di sicuro le riacquisterò. Ci sta, ragazzi, state cercando le proteine leggere? Fiondatevi completamente su queste qua. Non ve ne pentirete. Sapete che io nelle recensioni sono sempre sincera, la sincerità viene prima di tutto, quindi andate tranquilli. Dalla regia ci consigliano di provare prima pesca, che è alla pesca. Eccola qui. Tipo il bolero mi piace molto alla pesca, quindi vediamo un po'. No, vabbè, sembra il succo. Il succo alla pesca. Quello della Valfrutta. Adoro! Professionalità, Tamimi! Come fanno a seguirmi? Io non lo so. Ok, assaggiamo. Buono, raga. Sembra proprio il succo della Valfrutta alla pesca. Adoro. Sono troppo buone, raga. Hanno tutte questo retrogusto tipo frizzante. Veramente, no, raga, mi piacciono tantissimo. Per me sono stra promosse. Veramente buone. Andiamo avanti con cranberry e rosemary. Quindi, vediamo. Comunque sono questi tre tipo limone e pesca. Questo qui sono alla fine dei gusti, tra virgolette, diciamo, scontati, cioè nel senso che ok, ci aspettiamo pesca, ok, si sentirà sicuramente di pesca. Quindi vi dico già che al momento per me il più particolare in assoluto è Rainbow Candy. È proprio quel gusto che dite: ma di cosa può sapere? E poi vi lascerà completamente con la parola wow. Cioè, ragazzi, è veramente buono e merita tanto. Vabbè, si sa, no? Sono super promosse per me. Oh, vediamo l'ultimo gusto. Si sente del lampone, tantissimo.
Raga, sono super rosa. Super, super, super rosa. Assaggiamo. Buone, però non le preferisco. Io le associo troppo ad uno sciroppo che quando ero piccola odiavo, quindi anche per questo. Buone, ma non sono le mie preferite. Non lo so, raga, i brividi, no. Non mi lascia quel retrogusto piacevole, no. Quindi, per me questo gusto è un neo. Se volete provarlo, prendetevi un campione e lo provate. Quindi per me al primo posto va Rainbow Candy, al secondo posto va Pescatella Pesca, terzo posto Limone e quarto posto questo qui che sarebbe Cranberry e Roseberry. Quindi niente, io spero che anche questo video vi sia piaciuto. Ci vediamo nel prossimo video. Ciao!